Buongiorno a tutti e benvenuti nel canale di Pensioni e Aggiornamenti. Viste le numerose domande sotto i commenti nei nostri video, parleremo nuovamente dell'incremento della maggiorazione sociale, il cosiddetto incremento al milione. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace su questo video per supportare il canale. Naturalmente tutto gratuito. L'incremento della maggiorazione sociale, il cosiddetto incremento al milione, consente di arrivare a una prestazione mensile fino a 651,51 euro. L'incremento al milione comprensivo della eventuale maggiorazione sociale non può superare l'importo mensile determinato tra la differenza nell'importo di 651,51 euro e l'importo del trattamento minimo della pensione sociale o ancora dell'assegno sociale. Quindi nel 2020 l'incremento della maggiorazione sociale pari a 136,44 euro al mese per i titolari di pensione, 191,61 euro al mese per i titolari di assegno sociale, 272,56 euro al mese per i titolari della vecchia pensione sociale e infine 364,70 euro per gli invalidi civili totali maggiorenni. L'incremento, al pari delle altre maggiorazioni, è corrisposto in 13 mensilità. Ora andremo a vedere quali sono i limiti di reddito per ottenere la maggiorazione sociale e l'incremento. Se il pensionato non è coniugato, il suo limite di reddito non supera il trattamento minimo pari a 515,58 euro mensili e 6.702,54 euro annui, ha diritto alla maggiorazione sociale o all'incremento al milione in misura intera. La maggiorazione sociale o l'incremento sono invece riconosciuti in misura parziale se il reddito annuo proprio supera il trattamento minimo, ma non supera l'importo dato dalla somma del trattamento minimo annuo con l'ammontare annuo dell'incremento o della maggiorazione. In parole povere, per ottenere l'incremento al milione, il reddito annuo del richiedente deve essere inferiore a 8.469,73 euro. Per i beneficiari coniugati e non effettivamente separati, bisogna rispettare, oltre al limite di reddito personale, anche un reddito annuo proprio e del coniuge che non deve superare i 14.447,42 euro. Se il pensionato invece è sposato, ha il diritto alla maggiorazione o all'incremento in misura intera se, oltre a rispettare i limiti di reddito personale, il reddito coniugale non supera l'importo dato dalla somma del trattamento minimo annuo con l'ammontare annuo dell'assegno sociale. E anche per oggi è tutto, se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, un saluto a tutti!